applauso per la Calabria terra di grande fermento culturale. Iniziamo ad attristarlo qui con un video di apertura dedicato a Roccella Ionica. Adesso l'avvocato Antonella Sottira, che ci ha voluti riunire qui stasera, ci spiega il perché di questa scelta. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e ovviamente come Bai di Anfisia, che è l'antico nome di Roccella Ionica, non potevo non darvi il benvenuto con delle immagini di Roccella Ionica e del Festival Jazz di Roccella Ionica, che ha portato la Calabria nel mondo. Quindi un festival antesignano, del resto il mio libro è dedicato a due grandi uomini della mia vita, mio padre e al senatore Sisinio Zito, che è presidente dell'Associazione Culturale Ionica, ben 40 anni fa decise di far venire a Roccella Ionica i più grandi artisti del jazz. Quindi sono cresciuta a pane jazz, posso dirlo, e credo che questo abbia fatto di me una persona, una calabrese atipica, e quindi forse anche questo mi ha portato a questo libro e a stare qui con voi stasera. Sta di fatto che intorno a questa splendida terra siamo in tanti, chi c'è nato, chi la porta nel cuore da sempre e chi come me se n'è innamorato e ha tantissimi amici, ma soprattutto amiche di origine calabrese. E del resto come si fa a non innamorarsi di questa terra e di chi ci è nato e lì ha vissuto per tanto tempo? Poi naturalmente l'aspetto professionale di ognuno di noi ci porta a esplorare nuove terre, nuovi mondi e spesso a restare, però il cuore rimane là. E questo lo sappiamo. Allora, questa sera l'avvocato Sottira è riuscito a fare una cosa grande, a riunirci in tanti intorno a questa tavola calabrese che viene presentata in 100 parole. È un titolo non casuale. Intanto, punto primo, perché non stiamo presentando un libro di ricette, ma stiamo presentando qualcosa di più, qualcosa che ha un background che parte da lontano, che ci racconta la storia, che profuma di cultura. E questo è il motivo per cui questa collana di libri, che è partita con una raccolta dedicata al Lazio, che si manifesta adesso con questa gemma dedicata alla Calabria, continuerà. Abbiamo a fianco l'Erudita, quindi ovviamente un partner importante, perché è tanto bello scrivere, ma poi se gli scritti rimangono nei cassetti delle nostre scrivanie servono a poco, e quindi l'Erudita ci dà una mano a diffonderlo, a farlo conoscere. Allora, dicevamo la Calabria con ospiti illustri, a cominciare da un primo ospite che è qui con noi questa sera e che farei annunciare dall'avvocato Sottira. Un ospite, un grande amico soprattutto, oltre che un grande giornalista, Antonio Pascotto, un volto noto del TGCOM 24. C'è l'ora della sua presenza. Buonasera, mi siedo o resto in piedi? No, leggevo una presentazione bellissima, leggevo perché Dio ha creato la Calabria, ricordo poi la frase pronunciata da un cantatore di Roma, Antonello Venditti, che sollevò tantissime polemiche: Dio ha creato la Calabria, altrimenti l'Italia non c'era, e quindi senza la Calabria non c'era l'Italia, è per questo che Dio l'ha creata. È un libro, hai detto benissimo, non è un libro di ricette, questo è un libro, scusami, la Calabria in 100 parole, ma sono così belle queste parole che valgono per 500, per 1000, per 5000, per 10.000 parole. Questo non è un libro di ricette, questo è un libro di storia, è un libro fatto di racconti, fatterelli, no? che a me poi piacciono in maniera particolare, che si gusta come una bellissima pietanza. Io devo dire che questo libro lo leggiamo in pochissimo tempo, ovviamente ci viene fame, io sono pure in dieta, infatti stasera non mangerò. E però devo dire che il lavoro di Antonella è veramente un gran bel lavoro, e io veramente vi consiglio di, per chi non l'ha ancora letto, magari molti lo avranno già fatto, di leggerlo con gusto, perché è un libro che si legge con gusto. Io devo farti i complimenti perché è un libro saporito, diciamo, insomma. Poi vedevo anche tantissime foto della Calabria. Io sono, non sono calabrese, però sono campano, e c'è un canale sotterraneo che unisce poi la Campania alla Calabria,
e devo dire che sono appassionato della cucina. È una grande nobiltà. Ma noi siamo da quelli. Qua sono in minoranza netta. Piemontesi arrivarono a Gaeta, ma non sono arrivati dalle nostre parti. Diciamoci la verità, noi siamo quelli del regno delle due Sicilie. Però devo dire, sono passate qui sullo schermo tantissime belle foto di posti, e tra l'altro sono stato in questi posti proprio la scorsa estate, e abbiamo visto Scilla, perché Dio ha creato la Calabria, ma come faceva il mondo a resistere senza una bellezza del genere? Scilla, sono stato anche a Tropea quest'anno, sono stato a Reggio Calabria, devo dire che volevo vedere i bronzi di Riace e il museo era chiuso e quindi non ho potuto vedere i bronzi di Riace. Insomma, qualche problemino sicuramente c'è, che dobbiamo risolvere, lo abbiamo già detto un'altra volta, lo dobbiamo risolvere, però piano piano ce la faremo. Io sono molto amico di tanti calabresi, ne abbiamo parlato spessissimo, per cui il consiglio qual è? Quello, anche per chi non ama, anche per chi non è mai stato in Calabria, di andarci innanzitutto, anche per chi non è calabrese, di andarci più volte, perché bisogna anche aiutare questo pezzo di terra, bello, insomma, forte, no? Del nostro paese, che qualche problema lo ha avuto, sta tra l'altro cercando di uscirne, insomma, dai tanti problemi. Abbiamo risolto anche la questione annosa della Salerno-Reggio Calabria, che cosa volete dire più? Ci arriviamo, io l'ho fatta quest'estate, la Salerno-Reggio Calabria, era praticamente finita, si viaggia benissimo, quindi andate, Natalino, andiamo in Calabria, ho visto che tu sei un secondo piatto o un antipasto, non ricordo bene, però veramente andiamo in Calabria, e complimenti ad Antonella, straordinaria, complimenti anche a tutte le persone che hanno collaborato, perché questo è un lavoro di ricerca. È un lavoro serio, un lavoro impegnato, altro che ricettario, insomma. Grazie Antonio, grazie a voi. Eccoci, allora, è stato, insomma, un bellissimo avvio di serata, però ben detto Antonio, ecco, c'è stato un lavoro di ricerca profonda portato avanti da persone molto molto entrate nel vivo, nel tema, anche perché, ecco, un pezzo di Calabria è nel loro cuore. È proprio il caso della prossima ospite. Antonella, invito a presentarla e poi dopo le faremo le domande del caso. Maria Letizia Golfieri, sostituto procuratore presso il Tribunale di Locri, di Roma, ma Locri è nel cuore. Non sei mai stata a Locri, Maria Letizia. E a lei una catanzarese doc, soprattutto la nostra vice consigliere gastronomique, quindi ha curato la prefazione del libro, ma insieme abbiamo scelto le ricette, e stasera soprattutto Letizia ha condotto lo chef nella cucina del morseddo, che è un piatto tipico catanzarese, difficilissimo, e che molti di noi i calabresi non conosciamo. Ma saremo all'altezza? Lo abbiamo già chiesto di fronte alle telecamere, adesso lo diciamo a tutta questa platea. Speriamo. Il morsello è un piatto semplice ma difficile, perché è semplice nella composizione ma difficile da cucinare, che ci vogliono molte ore, è una preparazione lunga, anzi oggi, per come viene preparato dai macellai, diciamo, è già una mezza preparazione, la fanno loro, ma io ricordo mia madre, che pur essendo una pessima cuoca in generale comunque faceva un ottimo morsello, ci volevano 2 o 3 giorni per prepararlo, perché la trippa era cruda, bisognava bollirla, bisognava raschiarla con acqua, sale e limone, con l'acqua bollente, poi bisognava bollirla, tagliuzzarla, e poi, come tutti i ragù meridionali, ci vuole una bollitura, anzi una pippigliatura, come diciamo noi, una sobbollitura in italiano, di circa 7-8 ore. Quindi è un piatto molto lungo, si preparava la mattina per la sera, oppure il giorno prima per il giorno dopo. E la cosa particolare è come va servito in questa pane, che
che è tipico catanzarese, non si trova da nessuna parte, forse il contraltare della pitta nostra si può trovare, lo dicevo prima alla giornalista, in alcuni paesi arabi. La pitta è questa pane rotondo a forma di ciambella schiacciata, poi a Catanzaro si distingue la pitta normale dalla pitta del morzello. E ci sono i fornai tipici, i doc che la fanno, perché deve avere pochissima mollica, e il morzello va mangiato in questo pane. E la cosa particolare è che i pezzi di pitta, prima di accogliere il morzello, devono essere intinti nel sugo del morzello. Il morzello va mangiato bollente, e c'è una ragione, perché è un piatto molto grasso, quindi il grasso deve essere liquido, altrimenti si rapprende e non si gusta come dovrebbe gustarsi. Certo, per le diete di oggi diciamo non è il cibo ideale, però è un cibo di strada che oggi è stato molto rivalutato. A Catanzaro si mangiava nelle boutique alle 10 di mattina, gli operai, i contadini mangiavano il morzello e devo dire che si riprendevano bene, visto le calorie che contiene. Ma c'è anche l'aneddoto per noi avvocati, no? Prima di una discussione in corte d'assise si mangia il morzello. Ah, questo non lo sapevo. Questo non è stato, lo sapevo, perché viene cosa. Io non ho mai esercitato a Catanzaro, ma solo a Vibo e a Roma. Io proverei un'esercitazione. Adesso andrei a leggere qualcosa nel merito, perché secondo me qui, insomma, c'è materia da gustare. Se siete d'accordo, lei è una delle autrici. Allora, io, come mi ha chiesto Antonella molto carinamente di fare, di scrivere qualcosa che ricordasse una ricetta calabrese, siccome io indegnamente ogni tanto mi diletto con le rime, ho pensato di scrivere in rima quella che è la leggenda dell'origine di questo piatto. Questo piatto è un'origine storica molto antica, però c'è una leggenda a Catanzaro che dice che questo, il piatto del morzello, è stato creato da una vedova che non sapeva di che sfamare i figli. Allora, siccome abitava vicino a Fiumareda, la Fiumarella, che è uno dei due delle due fiumare che costeggia i tre colli catanzaresi, e sopra una di queste fiumare, esattamente non la fiumarella ma il musofalo, c'era il macello, e quindi nella fiumara venivano buttate le frattaglie della macellazione. Allora questa vedova Caterina, di nome Caterina, raccolse queste frattaglie, le mise in questo, nel pomodoro, e siccome non aveva piatti per servire la cena, il pranzo ai figli, utilizzò il pane che aveva a disposizione, la pitta, quindi lo mise interamente nella pitta. Quindi io ho riportato questa, che è una leggenda sull'origine del morzello catanzarese, l'ho riportato un po' prima. È scritta in dialetto, quindi chi è catanzarese forse lo capirà, chi è romano avrà più difficoltà a capirlo. Allora, scusate che io ho una vista, data l'età, non particolarmente acuta. Allora, la poesia, se così lo vogliamo chiamare, si intitola Caterina. Caterina non sapia più che via e fara, ma si procura anche una cosa e mangiara. Un marito all'intrasatta vi ha moruto, e su la macrisce setta figli l'aveva lassato. Ma io non s'arrendio alla mala sorte, perché i figli in sta terra sono tosti e forti. Ma era pure gurpigna intelligente, e di chi lo che vedia non ci scappava niente. E lavando la fiumare dei panni, vedette c'era l'acqua morsicere e carne. E l'animale macellato era cippa e accorata. Chi non lo volia e veniva iettata. Caterina sa ricoglio e alla casa sa portau. A ficia morza morza, e c'è cassarola e salsa a cucinau. Con un pugno d'origano, laurea e piparello, io non lo sapia, ma vi ha fatto primo morzello. Ma la poveretta via solo due piatti, e allora pensavo, un minto caddo, direttamente c'è la pitta. E tutti i catanzaresi ringraziano Caterina e si mangiano un morzello alle 10 della mattina. Sintesi è la leggenda sull'origine di questo piatto. Poi prima ho spiegato invece la storia
lo fa risalire addirittura ai saraceni, quando è stato creato il principato musulmano a Catanzaro. Catanzaro origine araba, ha avuto dominazioni spagnole, francesi, quindi la nostra cucina è una cucina molto povera, non ha la ricchezza che hanno altre cucine italiane, però è una cucina semplice, molto saporita, e i sapori sono molto forti. E secondo me contraddistinguono quella che è la morfologia del nostro territorio. Si passa dal mare alla montagna in pochissimo tempo, e quindi anche nella cucina i sapori si alternano, dolci, salati, piccanti, e mutuano quella che è la morfologia del territorio. Credo di aver detto tutto, non vi voglio tediare un po'. Adesso che quando assaggeremo il Mosseddu, poi ci darai altre notizie durante la degustazione. Quindi vuoi dichiarare tu? Sì, in particolare modo perché insomma sono legata particolarmente ad alcuni prodotti tipici della Calabria, anche perché nei miei percorsi gastronomici per Rai 1 e non solo ho visitato spesso la Calabria, per fortuna, con grande ammirazione ed onore. Vorrei invitare qui un'imprenditrice che fa parte insomma di una famiglia che lungamente ha una tradizione per quanto riguarda l'estrazione di un prodotto veramente straordinario. Margherita Amarelli, che dovrebbe essere qui con noi. Eccola, eccola Margherita, vi aspettiamo. Eccola. Grazie Margherita, tra l'altro ho avuto il piacere di ascoltare un po' la storia della tua famiglia, non la vogliamo ripercorrere adesso, però diciamo, questo diciamolo, insomma, quanto è importante che i giovani portino avanti una tradizione di famiglia che è arrivata all'undicesima generazione, una cosa favolosa. E poi vorrei che l'avvocato Sotira leggesse un qualcosa di meraviglioso dedicato proprio a questa donna, a questa azienda, a questo prodotto, ecco, diciamo così. Grazie Margherita. Salve, buonasera a tutti. Sente? Sì, si sente. Allora, grazie intanto di questo invito, Antonella, ma soprattutto grazie di avermi, diciamo, fatto questo profilo sulla simpatico, carinissimo, su questo libro che io ho letto e che veramente, come si diceva, ha saporito, e che ci racconta anche tante altre storie che io in realtà non conoscevo, di altre eccellenze che ho avuto piacere per leggere. Sì, l'azienda è forse la più antica fabbrica di liquirizia in Italia, e noi siamo all'undicesima generazione. La particolarità è che in realtà produciamo liquirizia sempre a Rossano, dove l'azienda è stata fondata nel 1731 e dove tuttora noi produciamo, confezioniamo e facciamo partire da lì tutte le nostre casse di liquirizia. E in realtà noi siamo i discendenti di fondatori. Allora proviamo a vedere. Credo che l'inizio magari la possiamo alzare un po'. Vuoi andare lì o ecco, no, Margherita, perdonami, ti va di intanto venire a relazionare qua e poi intanto vedi. Credo che la batteria si sia un po' scaricata, proviamo a vedere. Tu intanto continua qui. Allora ricomincio da capo, non so. No, stavo semplicemente dicendo che l'azienda è la più antica fabbrica di liquirizia italiana, è del 1731. Una particolarità è che è stata fondata a Rossano da un mio antenato Amarelli. Tuttora io e mio fratello la dirigiamo e quindi siamo, diciamo, l'undicesima generazione che si è passata il testimone, e siamo orgogliosi di questo. Ovviamente siamo orgogliosi che abbiamo mantenuto tutto nel sito iniziale, anche del fatto che la radice calabrese, che è la migliore radice in realtà esistente, quella calabrese riconosciuta per le sue proprietà ma anche per il suo gusto, quello calabrese appunto, questa della radice calabrese, ed è la nostra materia prima, quindi come si dice adesso, che è famosa, insomma si dice a chilometro zero, e la nostra è così, a chilometro zero, dalla radice che viene dai campi limitrofi alla nostra fabbrica fino alla produzione finale della pasticca. Poi non voglio dilungarmi. Allora, si può accomodare perché adesso c'è un racconto per lei. Allora,
E stasera durante la cena sarete chiamati, perché molti di voi che sono qui presenti hanno ricevuto in dono un racconto, un fotogramma in 100 parole che li descrive un po', e qualcuno di voi invece ha anche scritto in 100 parole, per cui durante la serata saremo allietati anche da questi racconti. Nel libro, vi volevo dire, il libro è suddiviso come un menù, perché parte antipasti, primi piatti, secondi, contorni, dolci, poi c'è la parte delle ricette etniche, per cui abbiamo un paio di ricette delle etnie albanesi, le etnie grecaniche e le etnie ebraiche, perché anche da noi c'è una grandissima presenza. Abbiamo finalmente una delle prime rabbine donne che a Sera Stretta ha riaperto la sinagoga, e dando valore a questa presenza, da noi gli ebrei sono stati gli unici che hanno fatto abiuria alla religione ebraica, infatti sono noti come gli Anusin, ma abbiamo durante le cerimonie ebraiche, molti ebrei vengono ancora in Calabria, soprattutto per il cedro, perché pare che sia particolarmente profumato quello che cresce sulle nostre sponde. E poi c'è una parte dedicata alle ricette d'autore, che sono le ricette che non solo ci hanno dato i nostri professionnel, quindi tra cui anche il nostro chef stellato abruzzino, ma gli amateur, perché molte ricette d'autore appartengono ancora alle famiglie. Da noi l'Artusi ci ha fatto questo grande regalo, non è arrivato in Calabria, e quindi molte delle nostre ricette sono davvero uniche, eccezionali, non sono state globalizzate, quindi sono state poche diffuse in Italia. Vi leggo con piacere questo racconto scritto per Margherita. In 60 parole ho descritto così Margherita. Margherita, affascinante cosentina, rappresenta la undicesima generazione della famiglia Marelli. Ma è giusto, è quattordicesima della famiglia. È stata perfetta. La liquirizia calabrese per eccellenza, product manager dell'azienda, ha reso Marelli partner di Titali nel 2006, raccontando e formando i consumatori nel mondo e le nuove generazioni dell'agroalimentare d'eccellenza nei siti di New York, Chicago, Tokyo, Istanbul e Dubai. L'azienda è tra i sostenitori della ricerca per la sclerosi multipla, e quello è il contesto in cui ho avuto il piacere di conoscere la famiglia Amarelli, perché noi come Ius Gustando abbiamo sostenuto a lungo la sclerosi multipla. Vacanze. Sei diventata nera, nera, nera. Sei diventata nera come la liquirizia. Una battuta scontata che tutti mi fanno quando rientro dal mare. Ho l'incarnato olivastro delle donne calabresi doc, ma di controllato non ho niente. Non controllo la mia dedizione al lavoro, non controllo la mia passione, non controllo la mia curiosità, non controllo la spia della benzina della mia auto. Controllo solo che la qualità della liquirizia sia sempre elevata, perché la liquirizia non è solo il mio pane, ma quello delle tante famiglie che lavorano per noi. Raramente divento nera, raramente la mia terra mi concede vacanze. Di chiamare Maura, che ha preparato una ricetta che asteggiamo, Maura Bismataro. Maura, vieni. Cominciamo ad andare quindi nel merito della degustazione. Credo che sia una ricetta che abbiamo già degustato, no? Perché la frittata di vermicelli che avete già assaggiato come antipasto, dopo ci mettiamo a tavola e dobbiamo dare un po' il via al nostro met. Valerio, tra poco ci mettiamo a tavola. Allora, accelerando, se mi posso permettere, parliamo un istante, ma proprio dedichiamo una battuta alla frittata di vermicelli e anche alla carne, così abbiamo presentato il menù, no? Mi sembra giusto. Morsello, frittata di vermicelli e carne, quindi così abbiamo già un'anteprima di ciò che avete gustato e di ciò che andrete a gustare. Prego. Sì. Ringrazio Antonella per questo invito. Io mi chiamo Maura Pismataro e sono di Rossano Calabro. E vi ho portato una ricetta antica che mia nonna ci ha insegnato e che in casa nostra rappresenta la vigilia di Natale. Non c'è vigilia senza questo piatto. È un piatto povero, come tutti molti piatti poveri della nostra Calabria, è fatto soltanto di vermicelli, spaghettoni,
lessati, alici sotto sale, peperoncino rosso e olive. Non c'è altro, più povero di così si muore, l'avrete già assaggiato. Si fa come una frittata, appunto, si mette una parte di pasta nella padella rovente di ferro, all'interno queste alici e olive, altra pasta, e si gira più volte finché all'esterno c'è una bella crosta croccante e all'interno rimane morbida. Io porto avanti la tradizione della cucina mediterranea, perché tra Calabria e Sicilia, diciamo anche un po' la mia presunzione nel mondo, la sto portando spesso in Brasile e mi piace insegnarla ai turisti che vengono a Roma. E poi ecco, la mia missione, essere personal chef vuol dire un po' andare nelle case a creare quell'atmosfera della famiglia nostra del sud, dove è bello ospitare in casa, è questo che io porto, è un po' una filosofia dell'accoglienza, perché quando c'è una festa importante in un ristorante un po' si perde questo senso della famiglia, invece a casa si ritrova. Questo è tutto e grazie Antonella, grazie. Allora Antonia Manfredi, cara, ti tocca, perché intanto io voglio sapere tutto di questa carne molto molto particolare, perché è pepata, perché adesso ce lo dirà lei, ma soprattutto perché anche questa che ci viene proposta da Antonia è una ricetta che parte dal cuore, il cuore di casa e queste case meravigliose dove ecco l'ospitalità e dove l'ospite è assolutamente sacro. Antonia, a te. Buonasera a tutti, è una ricetta di una mia nonna, una ricetta che si tramanda nella mia famiglia, è una ricetta di una carne abbastanza semplice in strati di patate con un po' di parecchio pepe nero e dei filetti di pomodoro. È una ricetta che ha inventato mia nonna e, appena tornata dal viaggio di nozze, questo è anche il mio racconto, e, non sapeva cucinare, non sapeva fare nulla, aveva un marito un po' burbero e anche molto esigente e quindi ha trovato questa ricetta e ha sperimentato questa, appunto questa pietanza, e devo dire che ha avuto molto successo. Il nome con cui si tramanda nella mia famiglia è carne alla Mefistofele, probabilmente dovuto al pepe nero. Questa volta non c'è il peperoncino rosso, ma il pepe nero, che comunque è molto usato anche in Calabria, non come peperoncino rosso. E, probabilmente appunto per il pepe nero, comunque perché erano entrambi amanti dell'opera e quindi Mefistofele ricordava appunto l'opera di Arrigo Boito. La ricetta è molto semplice, credo, non lo so se stasera è stata preparata questa pietanza che noi abbiamo, non abbiamo ceduto nel peperoncino, ovvio, perché il pepe nero, perché è abituato a dire a tutti di poter, comunque è una ricetta a cui io sono molto legata, anche perché da bambini poi era un modo così un po' speciale per far mangiare anche la carne ai bambini, così camuffata e nascosta in mezzo a tante patate che poi al forno formavano quella crosticina meravigliosa che noi tutti mangiavamo. Lettura, cara, lettura. Cosa devo leggere? Il racconto. Il racconto lo devo leggere? Sì, che bello. Mi devo mettere gli occhiali. Va bene. Vado a memoria, no? Anche se vuoi. No, vabbè, ho raccontato più o meno, comunque lo leggo. Eh beh, no, è più bello, un pezzo di libro, un pezzo di storia. Va bene. Questo coso va da solo. Anni 20 circa. Leontina torna dal viaggio di nozze. Non ha mai cucinato in vita sua, ma deve preparare la prima cena per il marito. Buon gustaio e un po' esigente. Madre, suocera e sorelle offrono il loro aiuto, ma lei vuole farcela da sola, così improvvisa. Carne e patate a strati con tanto pepe nero, da lasciare il marito a bocca aperta, ma convinto di aver sposato una cuoca provetta. Il palato prende fuoco come il cuore degli sposini, li disseta un buon gaglioppo, come stasera berremo questo gaglioppo, e sulle arie del Mefistofele di Boito una miriade di baci li avvolge per sempre. Stasera dopo il Mosseto assaggeremo un'altra ricetta tipica, che è i fusilli alla corte d'assise, un sugo che sta... Gian Piero è partito con la musica. Una libera scelta! E
questa ricetta della corte d'assise mi è particolarmente cara, perché è proprio nata a Rucella Ionica dalla famiglia Agostino. La corte d'assise di Locri arrivò in questo ristorante alle 3 del pomeriggio, era quasi tutto finito, lo chef non sapeva cosa preparare, preparò questa pasta semplicissima, molto profumata, a base di aglio, peperoncino, questo pomodoro mantecato con pecorino e parmigiano, molto prezzemolo. Il sugo alla corte d'assise sta cominciando ad essere esportato qui stasera. Se siete interessati, se vi piace il nostro professionnel Rocco Agostino, chef e socio del Baiage Anfisia, sta provando a distribuire questo sugo, quindi poi se siete interessati vi piacerà, c'è qualche bottiglia anche disponibile. E ovviamente la corte d'assise si complimentò con lo chef chiedendo il nome del piatto. Lo chef disse: non saprei, l'ho appena inventata. E il presidente disse: beh, è abbastanza piccante e dura come una corte d'assise, quindi da quel momento quel sugo si chiama così, una specie d'arrabbiata. E vi ripeto, la differenza è che è molto profumata, perché c'è molto più aglio che negli spaghetti all'arrabbiata. Poi dopo finiremo con un dolce al bergamotto, che è un altro nostro prodotto tipico, soprattutto della zona ionica, perché solo nella fascia ionica cresce il bergamotto, quindi la parte grecanica da Bovalino in giù. E anche noi, sono nostri soci produttori di bergamotto, assaggerete sia questo dolce fatto da Ernesto Casacchia, lo chef del Crown, che si è prestato oggi a preparare in calabrese nonostante lui sia campano, e poi sopra avete modo di assaggiare i cantuccini al bergamotto, la crema di bergamotto, e poi c'è questa sorpresa alla liquirizia. Vi ricordo che, e ringrazio Margherita Marelli che stasera ci ha donato, lo troverete sui vostri tavoli, delle confezioni amarelle, però di una speciale, di una particolare specialità, sono le confezioni nere, normalmente no, quelle più diffuse sono le verdi, quindi queste nere sono particolarmente buone. E vi assaggerete anche un altro prodotto tipico nostro, della mia zona, proprio quella grecanica, che è il greco di bianco. E poi la nostra sommelier ci condurrà nella descrizione di questo prodotto. Quindi buona cena, e durante la cena sarete chiamati a leggere i vostri racconti. Grazie, grazie a Camilla Nata soprattutto, che è un'amica, una grande amica, socia onoraria Ius Gustando, ma soprattutto, come avrete avuto modo voi stessi di constatare, è una grande giornalista enogastronomica. Ecco, e vi do in anticipo la notizia che parte a giorni il nostro progetto editoriale per il Piemonte a tavola in 100 parole, visto che lei è innamorata della Calabria, ma purtroppo è una piemontese.